La segheria. Sono senza vita! Ehi, Chester, che cosa fai qui? Volevo assicurarmi che fosse andato tutto bene. E poi mio cugino Nigel abita nella Oh montagnola no, di mio Singapore. cugino! Oh, grazie, Chester. Puoi darmi qualche informazione su questo posto? Ti conviene accendere le macchine che incontri, perché le vibrazioni potrebbero far venire fuori delle cose nascoste. Va bene, E ci io che vediamo. pensavo che le vibrazioni fossero un gruppo musicale. Allora, qualcosa dobbiamo fare. Mi sembra uscito direttamente da Bob l'aggiusta tutto questo giocattolo. Allora, so che non succederà, però io mi immagino il cane che viene passato su questo nastro trasportatore e quella pila di segatura diventa rossa. Eh sì, da dove sono uscite le ossa? Ancora, quante ce ne sono? Ah, ok, mi pareva un po' strano che fosse infinita la cosa. Ecco qua. Mi ha fatto molto ridere il rumore. C'era mica il topo qua, scusami un attimo. Allora, ecco qui. Perfetto, vai. Era da un po' che non vedevamo le scatole qui, o sbaglio? Madonna mia, i soldatini di piombo. Grazie dell'hamburger all'interno della segheria. Ecco fatto. Dunque. Dobbiamo andare sul Tagadà. Ah, ok. Gli ossi si muovono insieme al tronco. L'avrò già detto già probabilmente un'altra volta o in un altro gioco addirittura. Ma ho voglia di tronchi. Ed è un sacco che non ne mangio. Dunque, vediamo se c'è qualcosa anche qua sotto. Sembrerebbe di no, però. No, infatti mi dice di salire. Mi fa molto ridere che per uccidere devi prima colpirle e poi bau, gli abbaia esplode. Pum. Ecco qua, fratellino. Dunque, aia. Sbattuto contro il legno. Ah, devo saltare ogni tronchetto. Ma dov'è scusami, il giocattolo? Ah, eccoti. Era nascosto. E a proposito di cose nascoste, esatto, c'è anche il nostro amicone pappagallinos, che non ci arriverò mai. Devo fare il giro, appunto, dai tronchi. Che tanto in realtà poi non è che ci serva andarci a salvare, però tanto è di strada, quindi non è che ricominciamo mai i livelli, salviamo, usciamo. Aia, ma dai. Dove sei? Ecco qua, grazie. Dove siamo? Devo buttarmi? Ah, ma c'è un ascensore, allora. Dov'è? Ma dai, ma è apparso dal nulla questo. Aia, stronzo. Adesso vorrei quell'hamburger che ho lasciato indietro. Arrivo. Bella sorella. Finché sono gli ossi, l'ho già detto più di una volta, mi frega relativamente. Tanto sapevo che in questa zona c'era qualcosa. Guarda, sono più contento di questo che dell'osso. Però finché sono invece i cucciolini, almeno quelli li voglio prendere.
fammi indovinare. Sì, esatto, dovevo salire. Il problema è che volevo vedere se c'era qualcosa prima. Sì, c'è uno dei fratellini. No. Più in qua, bravissimo. Ecco, qui da questo lato. Ci arrivo? Penso di sì. Ecco fatto. Sei troppo forte! Bella! Ma da spazio! È morto di sotto. Wow. Mi fa molto ridere veramente il fatto che gli rotoli contro e poi gli abbaio per farlo esplodere. Ecco qua, siamo già a metà degli ossi, quindi vorrà dire... Vorrà dire che siamo a metà del percorso. E infatti siamo anche a 4 fratelli. Siamo oltre la metà con loro, quindi non mi lamento. Dunque, abbiamo la sega, il soldatino che ci spara, la prospettiva è un po' dubbia di quella lama, però la accettiamo così. Sì. Effettivamente, perché sono andato a ritirare gli ossi? Che tanto adesso, se lo faccio una terza volta, me ne appaiono ancora e mi danno anche la figurina. Sono stato scemo. Ecco appunto. Ma più che altro sono andato proprio a impulso, sono andato dritto agli ossi, pensando che il legno sarebbe caduto in modo da farmi da piattaforma. Invece per salire basta andare qui. Comunque, fratellino o sorellina, non lo so. Sei un super cucciolo. Yeah. Di qua c'è qualcosa? Non credo. Esatto, quindi... Che poi non so perché abbiamo iniziato ad usare Bianchina qui. Però, tanto ormai abbiamo iniziato con lei e continuiamo con lei. Forse un po' perché lei era la protagonista effettivamente del film, della carica dei 102, visto che lei non aveva la macchia. Quindi si sentiva esclusa da tutti. E poi a fine film mi ricordo che una macchietta gli appare. Detto questo, mettiamola anche un po' a livello sentimentale. Questo era il gioco preferito della mia ragazza. Giochiamo con un personaggio femminile, perché almeno gliela dedichiamo questa cosa. Arrivo. Ecco qua. Oh, pensavo di riuscire a saltare. Ah, però pensa un po'. La furbata, eh. Pensa un po' sti furboni. Mannaggia a voi, mannaggia. Dunque, c'ho un panino. Io come sono messo a punti vita? Ho sbagliato. Ce l'ho full, quindi per il momento lo lasciamo stare. Dunque, lì ci sono altre ossa. Qua c'abbiamo il topino. Senti, Chester, come si fa a uscire da qui? Bisogna usare la gru. È molto semplice. Esattamente. Ma prima bisogna trovare la chiave. Quando l'avrai trovata, potrai servirti della gru per spostare quel grosso tronco. È così che si raggiunge l'uscita. Beh, posso certo. Posso manovrare la gru? Troppo forte! Beh, certo. Tanto, fanno lavorare gli operai ubriaconi. Vuoi che non possa usare una gru un cane? Ah, ho sbagliato. Allora, aspetta. Ma, ah, ok, stavo dicendo, ma ci arrivo io lì. Allora, non penso che quello che sto per fare sia la cosa giusta per prendere quelle ossa. Esatto, penso che devi saltare... Non scende più di così? Ah, niente, allora mi sa che avevo ragione. Per prendere queste ossa devi saltare ogni volta da qui a qui e prenderle tutte. Sai che però, che palle, forse non credo sia il modo giusto. Credo che forse devo spostare il tronco, sai? Devo usare il tronco, spostarlo lì e prendere tutti gli ossi. Che sarà lo stesso modo per prendere anche l'ultimo dei cuccioli, sicuro. Dai. Ok. Ah! Allora, aspetta un attimo. Mettilo giù. Usciamo da qui.
Mi fa molto ridere che lei rimanga ferma a guardare. Come al solito ci saranno... Perché è scivolosa sta zona? Dicevo, come al solito ci saranno degli ossi che dovevamo annusare per terra per trovarli, ma ormai chi se ne frega, nel senso, sapete benissimo che il mio completismo... Ecco qua. È più per il gioco che per racimolare tutti quanti gli oggetti che ci sono. No, ma perché scivola? Guarda, è scivolosa sta zona. Sei grande! Evviva! Perfetto, almeno tutti i cuccioli ce l'abbiamo. Sali. Perfetto. Tac. Allora, credo che il gioco sia diviso in questo modo. Ci sono 95 ossi in circa, una novantina di ossi in giro per la mappa. Aia. E poi ce ne sono i rimanenti nascosti nel terreno. Ce ne mancano 4. Vediamo se ho ragione. Dove mi fai andare? Ah, guarda un po'. Uno. Ma fanculo. Dai. Ah, ma... vabbè, ce n'era un altro attaccato. Uno alla volta me li dai ora? Ormai era diventata una questione personale. Sono ritornato praticamente a inizio livello. Oh, dai. Lo so che ho detto che il completismo chi se ne frega, ma ormai era diventata questione personale questa. Fossi un bambino negli anni 90 probabilmente avrei ricominciato tutti i livelli poi da capo per cercare gli ossi mancanti. Sempre nella speranza che non devi recuperarli ogni volta che entri al livello. Cioè, nel senso, ne hai presi 80, 80 ne hai e te ne mancano gli altri 20. Ecco fatto. Addio.